sono gli strumenti che possiamo avere per discernere la verità nella comunicazione di oggi? La verità, cioè parole pesantissime. Io credo che la risposta che mi viene è una risposta in realtà che è vecchia, cioè la verifica delle fonti e leggere più libri. A me vengono queste due risposte oggi, visto che siamo qui in questo scenario e in questo ambito, dopo il bel dibattito che abbiamo fatto. Cioè credo che sia meraviglioso il fatto che i nuovi media, ad esempio, ci consentono di socializzare e di parlare con un'innumerevole quantità di persone. Al contempo però ognuno ha le proprie competenze, ognuno ha le proprie conoscenze, e quindi quando si leggono delle notizie bisogna fare attenzione che queste notizie siano state dette da qualcuno che ha competenze per dire quelle notizie. E tendo più a fidarmi se si tratta di parlare di cose scientifiche, della comunità scientifica, rispetto a quello che potrei dire io, che ho un'opinione da esprimere, la posso esprimere in maniera virtuosa, ma la mia parola ha un po' meno importanza rispetto a chi invece ha competenze in quella materia. E secondo punto, io credo che dobbiamo reimparare a leggere di più, quindi penso un po' due risposte davvero antichissime per una domanda che voleva sapere di modernità. Secondo lei, o quali sono le parole che descrivono il futuro e perché? Questa me l'ero preparata prima, perché sennò non avrei mai saputo rispondere. Però vado sul mio chiodo fisso di questo periodo, e ovvero sia la parola per il futuro è per me complessità. Cioè noi dobbiamo riscoprire, a mio avviso, la capacità di fare ragionamenti un filo più complessi. È una fonte che non è mai stata certificata, quindi diciamo l'attribuiamo a un ignoto, anche se ognuno ha la sua teoria su chi l'ha detto. Diceva che per ogni situazione complessa c'è sempre una risposta semplice, ma è sbagliata. E io penso che sia esattamente così, ovvero sia dobbiamo reimparare a rileggere la realtà con un filo di complessità in più, e per questo bisogna appunto acquisire gli strumenti, quindi torniamo alle competenze di cui abbiamo parlato e quindi a leggere due righe di più. Mi sento vecchio a dirlo, però io credo che sia questa la scommessa per il futuro.